Si chiude con l'arrivo dell'attaccante Gabriele Gori in prestito dalla Fiorentina il calciomercato dell'Arezzo. Arriva dunque un centravanti vero, forte fisicamente, mancino di piede e che nello scorso campionato ha messo a segno 3 gol su 6 presenze in Serie B con la maglia del Livorno. Classe 1999, era cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Sestese, poi nel 2010 viene notato da alcuni osservatori della Fiorentina nel corso di alcuni tornei giovanili. Passa così alla Fiorentina, dove fa la trafila tra le varie squadre viola, fino ad arrivare alla Primavera, dove mette a segno diverse reti. Nel luglio dello scorso anno è passato in prestito al Foggia con l'esordio il 5 agosto durante il match di Coppa Italia, andando anche a segno nella sconfitta per 3-1 contro il Catania. Nel gennaio 2019 il prestito al Livorno, dove il 30 marzo al debutto con la maglia labronica segna la sua prima rete da professionista in Serie B nella partita persa in trasferta dal Livorno 3-1 contro il Perugia. Il 22 aprile scorso segna una doppietta, la sua prima della carriera, nell'incontro in trasferta pareggiato 2-2 contro il Foggia della sua ex squadra. Nell'agosto 2018 Gori ha debuttato anche nella nazionale Under 20 italiana, dove successivamente ha preso parte al campionato mondiale di calcio Under 20 di quest'anno. Con la maglia dell'Under 20 ha segnato al San Marino, con il Giappone e con l'Ecuador. A lungo cercato dall'Arezzo, Gori confidava probabilmente di poter trovare spazio in Serie B. Ha bisogno di giocare con continuità e di mettersi in mostra, e l'Arezzo potrebbe essere la piazza che fa davvero al caso suo.